after they came and destroyed the land, there was one spark of hope left for all of mankind.
Ciao a tutti e benvenuti su TV Pane e Ghiaccio, io sono Ziriot e oggi si inizia un attimo con Citadel per vedere un po' se ci sono delle novità. E poi, boh, ci zacchiamo un altro bel gioco. Che cazzo, qualcosa la dobbiamo fare di diverso, se no non siamo più validi streamer, siamo streamer di Citadel. Non voglio essere solo streamer di Citadel, è un bellissimo gioco, però dobbiamo fare anche qualcos'altro. Allora, vabbè, fammi entrare su Discordia. Fa ridere quando metto Google Translate su Google e metto la traduzione completa in italiano. Discord me lo chiama Discordia. Mi fa proprio. Ok, la traduzione mi fa proprio ridere a leggere Discordia. Adesso logo su Discordia. Minchia, loghiamo nel caos. Dai, vero, mi sta installando 7000 aggiornamenti. Discordia. Discordia, facciamo così, ti metto qua nel mentre avvio il gioco. Ventiquattro, 28 aggiornamenti mi sta facendo, mamma mia. Qui si, minchia, mi si bugga pure Gesù Cristo. Allora, schermatina, per controllare e monitorare le temperature e tutte le cose, perché io ci tengo al mio PCS. No, Ember, che cazzo scrivo io? Oggi sono marchiato Puma. Ce l'ha fatta con Discordia. Andiamo nella sala comando. Minchia, però fa caldo con questa giacca. Me la sto tornando un po'. Questa c'è ancora, perfetto. Allora, adesso vi racconto un po' cosa è successo, che non si è visto in stream. Praticamente è Brutalord, quell'idiota, si è messo a collaborare con i famosi turchi, turchi ricercatissimi dalle Nazioni Unite di cui io faccio parte. Fino a quando uno delle Nazioni Unite, uno dei capi, ha trovato la base segreta dei turchi, di questo famoso Arcimago Taikos, scoprendo, sotto anche mio avvertimento, che Brutalord stava collaborando con i turchi. Allora, nel mentre che cercavano di assaltare la base dei turchi, Brutalord li stava aiutando. Com'è finita? Praticamente la base dei turchi è stata rasa al suolo e successivamente anche quella di Brutalord. L'unica cosa che rimango un po' così è che la base di Brutalord ci tenevo io a buttargliela giù. Cosa è successo successivamente? Brutalord ha mandato uno scagnozzo a costruire praticamente una cosa qua che adesso non c'è più. Prima qua c'era una sorta di muro gigante in legna. Adesso ho messo questo perché così non lo può ricostruire esattamente qua. Mi complico un po' la vita. Però qui era di un certo Trolley, un alleato di Brutalord. Quindi facciamo così. Togliamola, facciamo un cazzo. Facciamola crollare lo stesso. Perfetto. Finiamo il lavoro in breve. Allora, chi c'è online? Sto guardando. C'è Zorro, Goat. Parliamo un attimo con Goat. Prima abbiamo parlato con Zorro. Beh, mi fai scrivere. Traduttore, perché siamo ignoranti. Ci sono delle novità riguardo al clan di Tychos e Brutalord. Goat. Aspetta, vero? Ai, bro. Brutalord. Ah, Brutalord.
mandato uno de un suo scagnozzo a costruire un muro gigante di fronte a casa mia, che ho già provveduto a buttare giù. Con curiosità sono andato a vedere la sua vecchia base e la casa del suo scagnozzo era scoperchiata con dentro uno scrigno contenente un casino di erbe che gentilmente me ne sono appropriato. Perché è successo davvero questo? Io dopo che sono andato dopo che ho distrutto sto muro, io per curiosità sono andato a vedere la casa di Brutalord, che vicino c'era anche la casa dello scagnozzo. La casa dello scagnozzo era scoperchiata con all'interno uno scrigno pieno di erbe, ragazzi. Veramente un casino di erbe. Minchia, tanto di guadagnato. Mi ha aiutato a coltivare sempre più erbe. Qui ho finito il fertilizzante. Dovrei mettermi a fare funghi. Funghi dovrei fare io. Tra l'altro, quando ho loggato c'erano quasi tutti. Cioè quasi tutti, no, che ce n'erano ancora molti. Sapresti darmi consigli sulla palestra? Quale palestra? Ciao bello, benvenuto su TV Pane e Ghiaccio. Essendo in cut progressivo, sai. In che senso? niente. Il capitolo 2 credo che si concluda così, nel caso i turchi e Brutalord non tornino mai più. Ha voluto farmi un giochino che sono riuscito subito a bloccargli, che era quello del muro. Ma adesso, per curiosità, io vado a vedere un attimo se è cambiato qualcosa da come l'ho lasciato prima. Sto a 350 di carbo. In che senso? Di cosa mi stai parlando? Io consigli su palestra te ne posso dare a seconda di quello che vorresti ottenere, ma non sono un allenatore che si intende anche di roba di dietologi, insomma. Cioè dipende da cosa, da quello che vuoi fare. Però se mi parli di minchia carboidrati, massa, grassa, cazzi e mazzi, non me ne intendo. Di chi è quella casa? Ah no, no, niente. Fa parte della safe zone. Andiamo a vedere se è rimasto qualcosa. Bone Crusher. Guarda che da qua devo cambiare anche una schermatina e metterlo così, perfetto. Devo mettermi a fare molti funghi. Ah, mi sa forse che il capitolo si chiude così. Io i turchi non li ho ancora visti, non ho visto né l'alleato di Brutalord e nemmeno Brutalord. Ecco, io gli ho lasciato questo. Qua c'era una casetta semiscoperchiata. Allora, siccome per mettere il trono per fare quel giochino del muro che ha fatto, ho dovuto togliere il suo trono, quindi ha recesso le sue proprietà qui. Quindi ha recesso anche la cosa. Io gli ho scoperchiato casa, semplicemente facendo sto comando qua, tipo così, guarda. Io ho fatto esattamente così, fammi scendere. Sono andato qua, immaginatemi nel tetto, ho fatto così, stock, e sono entrato dentro. Dentro c'era un forziere con tantissime cose che ho gradito. E io per ringraziarlo gli ho lasciato la mia bandiera appesa. Minchia, questi fanno gli stronzi. Ma facendo gli stronzi si stanno perdendo un casino di cose che farmano. E io ci guadagno.
Comunque dipende, ti stavo dicendo, se vuoi fare massa te ne vai in palestra, se vuoi imparare a combattere, a seconda dello stile che preferisci te ne fai in una palestra di arti marziali. Dipende, dipende. Sardo sono, eia! Ciao Tedua! Benvenuto su TV Pane e Ghiaccio! Piace il sardo? E soprattutto ti piace sto gioco? Lo conosci? Poraccio anche lo scagnozzo di Brutalord. Per colpa sua ci ha fatto una brutta fine anche lui. Ha seguito la persona sbagliata. Mai mettersi contro Pino Raspucci e le Nazioni Unite. Com'è la vazza, ragazzi? Tutto bene meglio? Bene, torniamo nella nostra home. Ok. Quello che dovremmo fare adesso. Che dovremmo fare adesso? Fare missione. Wood Turn. Wood Turn si trovava. Nella torre inversa. La torre inversa si trova qui. Avevo ragione. Quindi ci prendiamo la prima torre. Andiamo qua. Ci teletrasportiamo nella torre più avanti. Andiamo un attimo a farci questo Wood Turm. Che dovrei riuscire a distruggere. Piuttosto. Non è che mi sto portando armi d'assedio appresso. Tormenta e attacco di fulmine ira degli dei. Scusa un po'. Non è. Ok, perfetto. Non volevo sprecare armi d'assedio. Me le conservo per fare nuovi assedi. Fammi mettere le pozze. Tutte e due della cura. Facciamo questa missione. Se troviamo due aquile da sconfiggere, sconfiggiamo anche quelle. 30 pietre incantate e GGVP. Dovrebbe essere facile, forse riusciamo a farle tutte assieme. Forse l'aquila gigante la si può trovare anche vicino alla torre inversa. Qui, giusto? No, una torre più avanti. Ok. Qua come sempre c'è la cosa dell'assedio. Non capisco. Gioco volete vedere dopo? C'è Sonic, c'è Trackmania, e tanti altri giochi, perché chi è? Di chi è sta roba? Cory Jones. Questa? Zess. Ah, sì. Le conosco. Le ho conosciute con una prospettiva diversa. Comunque, ci dobbiamo tirare in aria. Tattica. Tiriamoci in aria. Adesso, con questo set di magie che abbiamo, dovremmo farcela anche facilmente questo Wood Turn. Yeah, we will put it. Pure la base di Aza. Dai che non riesco a vedere cos'altro c'è scritto nella. No, 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 no. Yeah, we whipped Tycos and Aza Base. Ma io cosa gli avevo scritto? Ah, è ben brutto. Lo dico anche a lui. Se Brutalord continua a giocare, lo raido ripetutamente. Sì, perché se lo merita. Hai fatto il video?
Trovate il video, lo vediamo adesso in live. Perché così vedete il video di quello che vi stavo raccontando. Insane Raid Area, fa vedere. Mica ogni cazzo di volta. Cos'è? Insane Raid Area. Città del World Forged with Fire. È questo. Master Joao, mi sa di sì. Zantark. Sì. Mica proprio 1:21. Proprio veloce la Fenice, ragazzi, guardate. Il suo video scatta, vero? Bella la base di Goat. Ma lol, quante torri che si è messo. Glielo devo dire. Oddio, la tua base, ma perché scrive My Base? Ma porca puttana che Google traduttore di merda è. Dai! Porca. Questo dio cambia tutto. La tua base è assolutamente figa. Seppure buggato. Andiamo avanti. Andare qua. Era questa la loro base. Bravo. Ho capito la tattica. Loro stavano picchiando le fondamenta così che facevano crollare interi posti. Tante bolle blu. Hai capito la strategia. Difficile da fare da solo questo. Cioè, mai non si, minchia, non conviene mettersi contro queste persone. Guarda lì i pilastrini qua. Gli togli quello, crolla tutto. Brave, brave. Ho gli assedi che mi piacciono. Si è messo pure la cosa per respirare sott'acqua.
vedere com'è finita, ragazzi. Aspetta. Molto balordo. Molto stupido, no, vabbè. Molto figo come avete raidato. Ah, ecco, una ottima strategia. Questo si è costruito. Miazza! Figlio di puttazza! Vediamo come lo uccide. Zero di danni. Perché? Un infernale. Sta finendo il mana. Al minuto 1:16 crolla. A vedere. Mettiamolo qua. LOL. Attenzione. Subito. Attenzione, vuole finché buttarlo giù in modo mirato. Perché si blocca così il video? Dai, che la mica era quasi buttata giù. Ehi, si blocca il video, porca puttana. LOL! Quante cose che hanno rotto grazie a quel pilastrino di merda. Ah, guarda, quando so persone che scrivono in arabo faccio finta. Comunque, benvenuto. Minchia, guarda quanta roba è. Veramente un bel lavoro che hanno fatto. Tell me when you will have a new egg from him. Avete fatto un ottimo lavoro degno di medaglia al valore. Veramente. Un ottimo lavoro. Vabbè, andiamo, continuiamo a fare quello che. Grazie per l'informativa. Ciao bello. Grazie per non essere passato. Allora, fermiamo il drago qua. Prossima volta, se vuoi venire, scrivi in italiano dall'inizio. Ciao. Shit, pensavo di essere partito senza scopa. Pensavo di schiantarmi al suolo. No. Uè, Moonboy, io ti vedo e ti provvedo. Come la va? Devo ancora caricare la tua descrizione, cavolo. Ah, quando finisce la stream la carico. Rimettiamo la musica. Ora, se vuoi qua, c'è il video di come hanno distrutto i turchi. Ve lo metto qui, nel caso poi lo vorreste vedere. Bellissimo, una bellissima cosa. Solo che ha un po' laggato il video qua. Non so cosa sia successo. A Goat che lo stava facendo. E niente. Andiamo a farci sto bossettino. Aspetta, però mi mancano delle schermatine, delle temperature.
Temperature sempre sotto occhio, ragazzi. Bisogna volere bene al proprio PC. Ok, facciamoci sto dungeon. Are you friendly or must be afraid of you? Ok, facciamoceli. Sono deboli. Non sono come tempo fa, che questi mi davano problemi. Adesso sono loro che dovranno avere problemi con me. Do un colpo di bastone se non ti allontani, te. Vai, danni aria, go go. Arroduco. La Mumboy ti vedi come le Nazioni Unite hanno distrutto i turchi. Oh, dai. Se mi tira le pietre. Ma vattene a pigliarli. Un sacco di danni aria ti faccio, te. Dove si trova? Si trova qua davanti, se non sbaglio, se ricordo bene. Eccolo qua, infatti. Dov'è? Proprio di carambola. Non era lui. Oh shit. Sono andato a ammazzare la creatura sbagliata. E tu che cazzo vuoi? Vieni qua. Bene. Ho fatto il coso sbagliato. I'm not related to your soul. Santino, Santino, vieni a prendermi! Minchia, sei già arrivato, sei un fulmine, Santino. Andiamo. Vediamo se troviamo qualche aquila. Oppure rimando le missioni ad off stream, ragazzi. Voglio fare un altro giochettino prima di chiudere, perché non, in realtà non ci resta molto tempo. E questo di chi è? Di chi è sta roba? Di Cao? Di che gilda è? Cabalistic. Minchia, sto lunghissimo tracciato con le scale. What the fuck? Questa è roba nuova. Balord. Vabbè. Andiamo qua. Skye have not a soul. Yes, you do, I can smell it. Ma sono seri? Oh, boh. No, io scrivo, are you new in this game? E questo di chi è invece? Ah, di Brutalord. Posso permettermi una domanda? Sei italiano? Are you Italian? I'm friendly and I have a question. Are you Italian?
Seriously. L'ho chiesto perché sei in un clan di una persona italiana. Yes, this is a Black Drake. Is it a second Drake? My first Drake is a fire dragon a moment. Ti dico una cosa su di lui in privato. Non fidarti, è un traditore e si è messo tutti contro perché stava in perché era alleato di un clan abbastanza pericoloso e che attaccava tutti. Già un suo alleato per colpa sua ha subito giustizia. Ieri stessa. Lo odiamo, tanto noi non ce ne facciamo un cazzo. Io comunque me lo segno, non sia mai. Se vuoi, puoi andare, puoi chiedere a Zantark o Goat se vuoi unirti al loro clan, sono bravissime persone. Se no, puoi venire nel mio, ma sono da solo. Però io sto con l'alleanza di Zantark e Goat. Devo fare un po' di diplomazia, ragazzi. Mica, ci ho messo un attimo a trovarlo comunque. Sono un cazzo di ricercatore potente. Però non sono riuscito a trovare i turchi, l'hanno trovati prima gli altri. Vabbè che erano in 30.000 cercandolo tutti insieme.
I will do that. Vedendo che eri di quel clan, volevo salvarti prima che Brutal Lord facesse qualcosa di sbagliato anche con te. Anzi, non c'è problema. Lì che cazzo di volta è complicato scriverlo, porca puttana. Ora vado per qualsiasi cosa, cercami. Cercami pure. Cazzo di traduttore non completa le frasi come le vorrei io. Se ci teniamo quello così tranquillamente ce lo segniamo nella nostra mappa. Ok, torniamo nella nostra base. Oggi praticamente è partita diplomatica. Allora, prendiamo carta e penna come sempre. Minchia, dobbiamo aprirci un altro foglio. Ma questo? Ogni tanto spawnano cose. Ma questa è la vecchia casa di come si chiama? LOL, vero, vero, vero. Di come? Di Matuz. Sa dove è finito Matuz? Allora, lì c'è N, e ora questo. Cazzo, l'ho messo l'indicatore. L'ho messo l'indicatore. Scusa. Minchia, mi ha fatto spaventare il Rannegao. Ok, qua. Si trova praticamente qua. Io lo segno. Io segno i buoni e i cattivi. 1,79. Cioè, sono un cartografo io in questo gioco. Era un T1. 2,30. Possibile alleato. Possibile alleato. Speriamo comprenda ciò che io ho detto riguardo al suo capogilda. Ecco, infatti. Soldi e tipping.
Dove sto andando? Sto ritornando a casa sua, porca puttana. No, dobbiamo andare a casa nostra. Ta helle. Questa guerra vintissima. Parcheggiamoci. No, dove cazzo sto andando col drago? Ai. Scendi per favore. Oh, ta fermo. Ta fermo e dammi anche la tua sella. Mi serve. Dov'è l'altro drago? Dov'è Rannegau? Ah, eccoti. Girati, bravo. No. Ok. Mi chiamò 3 quarti d'ora per farlo scendere, non ci voglio credere. Oh. Dammi la sella e la rimettiamo a lui. A Santino. Dai, venite. Venite, mostrate il muso. Bravi. Fermi. Ok, facciamo il solito check-up, chiuso, 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 perfetto. Ok, fammi controllare giusto una cosa. Perfetto. Ok. Vediamo cos'altro fare. Mi sa che faccio un poco di Bitazzard e Vaffan Napoli. Vai, Bitazzardiamoci. Potere della musica. Beat Hazard 2. Pronti? A vedere un po' di cose psichedeliche. Lo devo ancora provare con la nuova connessione e quindi i nuovi bitrate. Non boh. Città del no. Cazzo so. Mica ormai sono abituato, stavo per rischiacciare città del ragazzi. Qui toccherà stare la musica perché usiamo una modalità che prende l'audio stesso del desktop. Ok, quindi concludiamo oggi questa piccola stream con Bitazzard. Devo riuscire? Oh shit. Aspettate un attimo. Questo gioco è un po' strano. Dai, riapriti. Rune. Oh, me l'ha preso finalmente.